Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi in questo video io vi voglio parlare di una skincare routine viso e collo. Mi raccomando, non dimenticate mai che quando fate i trattamenti al viso dovete includere anche collo e décolleté, principalmente con cosmetici della marca Bioficina Toscana. Perché, come sicuramente sapete, la scorsa estate Bioficina Toscana ci ha sorpreso con diversi cosmetici per la cura del viso ispirati ad un trattamento orientale. È un rituale, ecco, orientale che si basa sull'utilizzo di più prodotti. In particolar modo sulla stratificazione di cosmetici che hanno una texture leggera, però carichi di principi attivi. Bioficina Toscana, in particolar modo, ha anche scelto un ingrediente principale che associa tutti questi loro prodotti, e loro hanno scelto la malva perché è lenitiva, rinfrescante, decongestionante e adatta sia alle pelli secche o delicate, anche un'azione preventiva anti-age, però ha anche un potere riequilibrante delle pelli impure, quindi soddisfa, diciamo, diversi tipi di esigenze. Questo rituale ovviamente implica diversi passaggi, forse un po' più di quelli che noi normalmente utilizziamo, però è un rituale che insomma, mi ha molto interessato sia a analizzare sia un po' capire. Allora, io ho provato alcuni prodotti acquistati da me, non ho fatto, diciamo, adesso vedrete proprio tutta la routine, adesso vi spiegherò perché, anche perché eravamo nel periodo estivo, però vi volevo parlare un po' del mio parere. Vedrete prodotti, insomma, un po' più recenti, alcuni terminati, altri utilizzati anche in passato, però penso che questo tipo di video vi possa essere utile. Allora, il primo passo di questo rituale implica, ovviamente, se siete truccati, uno struccante viso e occhi. Io in passato ho utilizzato un sample abbondante, anzi forse più di uno anche ricevuto da diverse amiche, dell'acqua micellare frutti rossi. Ovviamente vi metto qui la foto del cosmetico in full size. Avevo provato quello e devo dire che mi è piaciuto perché è un'acqua micellare delicata perché non aggredisce la pelle, però efficace perché andava a struccare benissimo il viso, anche gli occhi. L'unica cosa, almeno io dovevo stare attenta sugli occhi a non eccedere quel prodotto, altrimenti mi andava un po' a pizzicare, ecco, gli occhi, non una cosa particolarmente fastidiosa, però dovevo solo stare attenta a questo. Non l'ho acquistato tanto perché avevo altro da utilizzare. Adesso invece che sto terminando gli struccanti e devo decidere cosa acquistare, non so se effettivamente continuo a puntare su Bioficina Toscana e testare meglio quest'acqua micellare, oppure anche utilizzare per esempio il loro bifasico, perché nella loro prima fase loro hanno sia lo struccante all'acqua micellare che il bifasico, di cui ho sentito parlare benissimo, che non ho mai utilizzato perché solo di recente sto iniziando ad utilizzare anche i detergenti a base oleosa, essendo poi la mia pelle appunto cambiato. Lo dico appunto, insomma, per chi mi segue da più tempo, segue più costantemente i miei video, quindi sa che tipo di pelle ho. E vediamo, però di entrambi gli struccanti, sia quello acqua micellare provato in sample sia del bifasico, ho sempre sentito parlare bene, e vabbè, l'acqua micellare appunto l'ho provata. Dopo lo struccaggio si passa alla detergenza, che si fa sicuramente la mattina, la sera sì se si è struccati sia no, e la sera eventualmente appunto dopo lo struccante per togliere tutti i residui sia di struccante che di trucco. Come detergenza, sempre quest'estate, loro hanno fatto uscire questa novità che è una mousse alla malva. Anche qua vi metto la full size, che non ho acquistato per vari motivi, sia perché avevo altro da provare, sia perché appunto avendo la pelle, come sapete, che ormai è diventata, cioè sempre mista, però è più a tendenza sensibile, devo scegliere dei detergenti più delicati, che devono lavare bene il viso, ma delicati. Quindi ho preferito anche aspettare le recensioni, perché appunto ultimamente io preferisco puntare sul latte detergente o proprio su oli detergenti, e non sapevo questa aspettativa
Spuma, ecco, sarebbe stata adatta a me. Dopo varie recensioni che ho sentito, io insomma, da quello che ho sentito, ne parlo come di un detergente delicato e io l'ho inserito in wishlist, anche perché la spuma è un prodotto che piace tanto tanto anche al mio compagno per pulire il viso, sicuramente per lui è adatto. Quindi penso che okay, anche quando lui avrà finito un altro prodotto lo prenderò, nel caso ecco, non dovesse andare bene a me lo utilizzerà lui, però mi incuriosisce molto. Finita la parte della detersione, inizia quella diciamo dell'idratazione, ma il primo passaggio, che in realtà vabbè, sarebbe il terzo, è quello di ripristinare il pH alterato dalla detersione, è normale che sia così. E Bioficina Toscana ha proposto tre tipi di lozioni, quelli che nella cosmesi orientale vengono chiamate essenza. Queste lozioni sono dei fluidi leggeri che hanno diversi principi attivi per preparare la pelle poi ai trattamenti successivi, ed è una novità effettivamente che ancora non è tanto diffusa da noi. Allora, appunto, hanno proposto tre tipi diverse per tre tipi di pelle di esigenze diverse. Io ho scelto di acquistare questo nel periodo estivo, questa qua, la lozione viso lenitiva, perché appunto avendo la pelle più a tendenza sensibile mi ha colpito subito e attirato questa, la lozione viso lenitiva. Allora, in generale, tutte le lozioni contengono, sono appunto come vi stavo dicendo, dei gel fluidi, sono dei prodotti tra il siero e il tonico. Io vi metto qui una foto che ho fatto per farvi vedere un po' più la consistenza. Come vedete, sì, è praticamente acquosa. Ormai questo sta terminando. Verso la fine, e appunto hanno questa consistenza proprio per far assorbire i principi attivi alla pelle, sia di questo delle lozioni sia dei trattamenti poi successivi. In generale, tutte quante contengono la mucilagine di malva con le proprietà che vi ho prima elencato, e che potenzia inoltre anche l'azione dell'acido ialuronico, che ha peso molecolare differenziato per agire e penetrare sulla pelle in modo diverso. Inoltre, contiene l'aloe per idratare e i bioliquefatti di pomodoro per avere un effetto anti-pollution, quindi proteggere la pelle dall'inquinamento e dagli stress ambientali. Inoltre hanno anche l'urea per idratare e favorire il rinnovo cellulare. In particolar modo questa lenitiva, con qua abbiamo tutto l'INCI che forse riuscite a vedere, ma ovviamente sul loro sito che io vi metto sotto, ma penso che Bioficina Toscana la conoscete benissimo. In particolar modo, quindi dicevo, questa lozione contiene proprio gli ingredienti che dovrebbero essere più lenitivi, disarrossanti e calmanti, che sono la lavanda, la camomilla, la mamellis e il tiglio. La confezione da 60 ml ha un costo di 10,30 € di 12 mesi, la certificazione IAB, cruelty free, vegan e anche testato al nickel. Allora, quindi io l'ho acquistato e cosa ho fatto? Sì, capivo che, cioè, avendo letto che è una lozione che prepara la pelle ai trattamenti precedenti, poi avendo anche l'aspetto del tonico ripristina il pH, io però ho voluto fare un po' di testa mia, come faccio sempre. Essendo periodo estivo, anche se la mia pelle è sensibile, è meno secca e ci sono le zone più grasse che tendono a lucidare e la mia pelle inizia a non sopportare più tanto le creme e tanti prodotti ecco, stratificati. Quindi avevo deciso di provare solo questo. Ora, qual è stato l'effetto? Ovviamente col caldo, che in effetti, diciamo, la zona T andava benissimo, stava proprio bene. L'unica cosa che notavo era un'azione molto bassa lenitiva, nel senso, essendo proprio un'azione lenitiva viso, io mi aspettavo che le zone più sensibili ecco, stessero meglio con questo prodotto. Purtroppo su di me non era sufficiente. Quindi cosa ho fatto? Prima di questo, perché poi ho letto che insomma alcune ragazze lo facevano, di introdurre un tonico. Il tonico che io ho scoperto che è il mio preferito, sempre di Bioficina Toscana, è dell'idrolato di lavanda. Perché tra i vari tonici che ho provato, uno di quegli ingredienti che effettivamente vedo che agiscono benissimo nelle zone mie più sensibili, però tengono benissimo a bada anche quelle grasse, è appunto la lavanda.
Questo ormai è terminato e non l'ho acquistato semplicemente perché quando sono andata in negozio, adesso non mi ricordo più neanche quando, e non avevo, cioè avevano terminato questo idrolato. Io poi insomma ne avevo bisogno perché è un idrolato che tra l'altro ho fatto utilizzare anche a mio compagno perché poi è spray, comodissimo nell'uso, si può usare sia diluito, ma noi l'abbiamo sempre utilizzato puro perché si può usare anche puro. Come è scritto qui, quindi in quel momento non ce l'avevano, ho preso sempre un idrolato di lavanda di un'altra marca, però questo ovviamente è ottimo, mi trovo benissimo e appena possibile, finito ecco l'altro, lo riacquisterò anche per il mio compagno. Questo è da 100 ml ed ha un costo di 6,50-7 euro, ecco, poi dipende dalla bioprofumeria, certificati CE, anche qua sempre non fanno test sugli animali, vegan e testato al nickel. Quindi ecco, univo le due combo. Anche qua sì, vedevo che però diciamo su di me non erano sufficienti, ma non a livello di idratazione, perché ha fatto veramente tanto caldo quest'estate. Da quel punto di vista mi vedevo bene, era solo l'aspetto lenitivo, perché comunque questo sì, va bene, ma è pur sempre un tonico. Quindi cosa ho fatto? Sono tornata ad un mio vecchissimo amore che ho provato per più volte e soprattutto nel periodo estivo, ed è questo che sarebbe poi, diciamo, il terzo, quarto passaggio. Quarto passaggio ed è il siero, l'utilizzo del siero, il quarto passaggio che loro diciamo consigliano in questo rituale ed è il siero viso. Ovviamente io ho scelto proprio quello per le pelli riattive e quello riequilibrante. Perché è un vecchio amore? Perché questo siero io lo utilizzo già da tempo, l'ho provato più volte, vi ripeto, soprattutto nel periodo estivo, poi l'ho provato anche un po' in inverno, alternandolo poi ogni tanto per provare qualcos'altro. Però ecco, è un vecchio amore, per tanto che io ve l'ho recensito, mi pare un paio di anni fa. Vi metto ovviamente qua il link del video, lo trovate anche sotto, così trovate anche maggiori dettagli. E in quel video vi ho recensito non solo questo, ma anche quello purificante, perché a quel tempo avevo la pelle più a tendenza grassa e quindi usavo in alternanza in combo i due sieri. In quel video trovate tutte insomma, le spiegazioni. Questo siero che è da 30 ml, che purtroppo vedete anche questo sta terminando, ha un costo di 13,70 euro. Qui abbiamo il foglietto con tutti gli ingredienti. I principi attivi sono calendula, fiordaliso, camomilla, anche qui abbiamo la malva, la vitamina E, sempre le stesse certificazioni. Ve le faccio vedere, anche qui vi metto una foto della consistenza che ho fatto ed è, ecco, lo vedete qua, e anche questo sì, è forse un po' meno liquido della lozione perché già siamo sul versante siero, però siero a base acquoso che effettivamente è perfetto, come vi avevo detto anche in quel video recensione, per le pelli miste e anche per il periodo estivo. Effettivamente questo siero anche questa volta ha confermato i miei pareri passati, il fatto di essere ben riequilibrante su tutto il viso, perché effettivamente va ad attutire le mie zone più sensibili, però tiene a bada anche quelle un po' più grasse. Non ho preso questa volta quello purificante perché effettivamente io ormai non ne ho più bisogno. Forse ne avrei un po' bisogno, dipende dal periodo, sul contorno occhi, però vabbè, sì, è un siero che uso anche sul contorno occhi. Volevo farvi vedere qua le indicazioni, se riuscite a leggere. Effettivamente sì, come dice qua, è calmante e anti-irritazione. Quindi la mattina parliamo sempre di periodo estivo, avevo iniziato ad utilizzare lozione e siero, non avevo una crema leggera e comunque insomma, facendo tanto caldo preferivo utilizzare solo questi due. La sera invece è l'idrolato, avendo introdotto questo siero che comunque appunto aveva effettivamente potere lenitivo, l'idrolato sì, non lo usavo più, l'ho alternato. Ogni tanto sì, ogni tanto no, dipendeva così come mi andava. Dipendeva se la pelle era tanto tanto rossata, allora sì, aggiungevo anche questo passaggio, ma questo passaggio è un mio passaggio, ecco, non è indicato nella routine specificata da Bioficina Toscana, quindi lo utilizzavo quando io pensavo che la mia pelle ne dovesse aver bisogno, oppure anche durante il giorno sostituito con l'acqua termale, ovviamente fino a che non è terminato.
Allora, quindi sì, mi trovo benissimo. L'unica cosa che col caldo, l'acidificazione già di questi due prodotti mi faceva sentire la pelle un po' più appiccicosa, quindi la mattina preferivo utilizzare solo questo. La sera invece tutto entrambi in combo, più poi mettevo semmai un prodotto in realtà a base oleosa. Che ho anzi ancora, perché comunque ecco, serviva un po' di idratazione, quello solo la sera, dopo lo struccaggio. La mattina invece mi andava benissimo questo e potevo anche truccarmi. Poi nel frattempo ho accumulato diversi campioncini della crema gel, che sarebbe l'ulteriore passaggio per ovviamente completare tutta la combo. Insieme sarebbe da utilizzare anche poi il contorno occhi che loro propongono. Io quello ecco non l'ho provato. Avendo quindi raccolto diversi campioncini, ho deciso di utilizzarli e con questi campioncini della crema gel viso alla malva io sono andata avanti un mesetto, diciamo da metà settembre a metà ottobre. Ve ne faccio vedere alcuni. Avevo altri due, ma non so che fine abbiano fatto. E ovviamente sì, non è la full size, però essendo andata avanti un mesetto, non è proprio una vera e propria recensione, però un primo parere ve lo posso ben dire. Vi faccio comunque, mi metto qui comunque la foto del prodotto in full size. Allora, la crema gel viso alla malva, che nella full size è da 50 ml, ha un costo di 17,60 euro. Qui sempre certificazioni varie AIAB. Tra i principi attivi principali, vediamo se sì, forse riuscite a vedere un po', abbiamo la malva, l'acido ialuronico, l'estratto di altea, i semi di lino, le foglie di olivo, l'olio di girasole, l'olio di ricino e la cera carnauba. Come indicata qua, effettivamente è una crema molto leggera e delicata, infatti si assorbiva velocemente sul viso senza ingrassarlo, senza farlo lucidare e con una, diciamo, idratazione media, però effettivamente adattissima in quel periodo in cui le temperature ormai non erano più così alte, però erano medie. Poi in realtà noi abbiamo avuto un passaggio estate-autunno abbastanza caldo per la norma. E cosa facevo? Quindi la mattina, ecco, tutta la combo utilizzavo per quanto riguarda, diciamo, la parte post-detersione, che appunto, come vi ho detto, implica questi tre passaggi: la lozione viso, il siero e poi la crema gel. Utilizzati tutte e tre insieme, ho potuto apprezzarne le proprietà e forse anche un po' di più, apprezzare un po' più di più questa lozione viso, perché effettivamente vedevo proprio la mia pelle bella, morbida, riequilibrata totalmente e con la giusta idratazione adatta a quel periodo. La sera però, ecco, sentivo il bisogno di utilizzare qualcosa di più idratante, perché comunque sì, questa crema appunto è leggera. Infatti io la consiglierei per le pelli, intanto sì, nel periodo estivo, e anche questa l'ho inserita in wishlist e vorrei provarla la prossima estate. Non ho preso la full size nonostante mi stessi trovando bene, perché arrivato, diciamo, un po' più l'inverno, comunque con le temperature un po' più basse, mi sono resa conto che questo tipo di idratazione su di me non è sufficiente. Però appunto in un periodo un po' più caldo, semmai invece di utilizzare soltanto il siero, potrei aggiungere anche la crema o tutta la combo, ecco, in base alla situazione. Quindi dicevo, la consiglio nel periodo estivo. Alle pelli un po' più grasse, semmai possono provarla anche nel periodo invernale, se non fanno la sera dei trattamenti specifici per i brufoli. Però anche le pelli grasse hanno bisogno di un po' di idratazione e questa non fa lucidare, si assorbe in fretta, va benissimo anche prima di truccarsi. Quindi in queste condizioni, con le pelli tanto 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 secche, ovviamente a seconda poi anche delle temperature, forse avete bisogno di qualcosa in più, però Biofficina Toscana ha anche altre creme, non ha solo questa. Quindi questa è stata creata nello specifico per questa routine, però ovviamente si possono aggiungere, visto che loro hanno anche altri sieri e altre lozioni, anche un'altra crema. Comunque l'opinione su questa è stata positiva, vi ripeto, io poi la prossima estate mi
vorrei provarla per vedere anche se ecco, durante il giorno può andare bene o comunque la sera, perché comunque insomma. Ecco, questo è stato il, diciamo, i miei passaggi, i miei test e le mie prove. Come vedete, diciamo, un po' ho fatto di testa mia, un po' ho voluto adattare i vari prodotti alle temperature, alle varie esigenze del mio viso. Devo dire che insieme, nell'insieme, hanno effettivamente una loro efficacia. A parte questi trattamenti, diciamo, base giornalieri, Bioficina Toscana propone anche quelli che riguardano il trattamento, diciamo, un po' più completo e per una polizia un po' più profonda settimanale, da fare una volta a settimana. Questo trattamento implica lo scrub viso, quello ai frutti rossi, che io non ho qui perché ho provato anche questo in sample, erano sample abbondanti, vi metto comunque la foto della full size, e mi è piaciuto tanto perché ha diversi grani, diverse grandezze, che vanno quindi a scrubbare bene viso e collo, mi raccomando, però senza arrossarlo, e sembra poi avere una consistenza, diciamo, cremosa con i granuli, ed è un prodotto anche che dura a lungo. Infatti loro hanno creato la confezione da 100 grammi, ma secondo me la 100 grammi non finirà mai, quindi preferirei utilizzare quella piccolina, che per ora credo sia venduta soltanto nel cofanetto che racchiude tutto il rituale, come comunque scrub da quel sample che mi è durato tantissimo. Ecco, vi posso dire che secondo me è molto buono. Uno scrub, anche altro particolare che io utilizzo da tanto tempo e mi piace tantissimo, è quello dedicato alle labbra, perché non dimentichiamo le labbra, ed è questo, lo scrub labbra goloso. C'è anche la versione agrumata che io ho provato in sample in mini size, però la mia preferenza va per questa fragranza, che è appunto molto più dolce, da 15 ml, costa 8,20 euro, non è poco, ecco il prezzo, però dura tantissimo, anche perché almeno io non lo faccio tutti i giorni lo scrub. Vi faccio vedere un po' la consistenza. Ha la doppia chiusura, mi raccomando, conservate sempre questa altra chiusura se c'è, perché aiuta a mantenere il prodotto più a lungo. Ecco la consistenza. È uno scrub a base di zucchero integrale, miele, olio d'oliva di girasole, burro di karité, burro di cacao, cera d'api e vitamina E. Io generalmente lo scrub me lo facevo anche sempre in casa, bastava mettere un po' di zucchero, sì, ogni tanto anche miele, olio d'oliva, però dopo che ho preso questo, insomma, è una coccola, è diverso. Intanto questa profumazione per quanto riguarda questo goloso, proprio dolce, e anche il sapore, ve lo dico perché un paio di volte distratta pensando ad altro, lo avevo sulle labbra, ho leccato le labbra, quindi me lo sono mangiato, però per fortuna ingredienti naturali, alici, e qui dietro però non riesco adesso ad aprire quale etichetta, comunque è scritto qui dietro, quindi ecco, è proprio una coccola che è diversa da quello creato in casa. Poi c'è poi anche la versione agrumata, insomma, se vi piacciono più le profumazioni o i sapori, in questo caso agrumati. A completare il trattamento, lo scrub labbra, loro hanno anche la crema riparatrice labbra, che come vedete qui è tagliata perché è terminata. Questa è usata tanto tanto tempo fa, l'ho conservata per fare video di questo tipo, per fortuna che l'ho fatto, ed è anche questo, ovviamente ho scelto la versione golosa. Questo è un costo di 6,90 euro per 15 ml, ha proprio una consistenza di una crema, non tanto di un burro labbra. I principi attivi, qua abbiamo gli ingredienti, i principi attivi sono anche qui il miele, l'estratto di avena, la calendula, il fiordaliso, l'iperico, la malva, l'olio di girasole, di mandorle dolci e la vitamina E. Ecco, purtroppo questo per me, tra tutti questi prodotti di Bioficina Toscana, è quello che non mi è piaciuto, infatti non l'ho riacquistato e non lo riacquisterò, perché purtroppo su di me non aveva nessuna idratazione. Ho sentito persone che lo utilizzavano, ragazze, come base prima dei rossetti, perché non lucida le labbra, quindi ecco, va benissimo. Il problema è che seccandomi le labbra, non idratandole, poi anche il rossetto, ovviamente andava a peggiorare la situazione, quindi non lo potevo utilizzare neanche in quel modo. L'ho provato anche come trattamento solare, scusatemi, serale, messo più in modo più abbondante, ma niente.
purtroppo tra tutti questi è quello che non fa per me. Poi forse con un tipo di labbra di esigenze diverse può andare bene, perché io altre recensioni ho sentito, insomma, pareri contrastanti, alcuni le ho sentite positive, per me è no, il resto sì. Ah, ovviamente, vabbè, non ve l'ho detto prima. Quando usate lo scrub viso, dove inserirlo all'interno di questo rituale? Per chi non lo sapesse, vi detergete il viso, struccate, se siete truccate, detergete il viso, fate lo scrub e poi andate con lozione, siero, crema, eccetera. Bene, questo è stato, ecco, tutto il rituale come l'ho utilizzato io. Spero di. Dei vari passaggi e varie prove che ho voluto comunque raccontarvi, perché è da quelle che poi è risultato il mio parere, comunque, di essere stata in qualche modo chiara. Se c'è qualcosa che non vi è chiaro, fatemi sapere. Io sono curiosa voi, cosa ne pensate di questo rituale, diciamo orientale, se l'avete provato, se non avete il tempo di utilizzare tutti questi prodotti, se non vi va, se invece lo apprezzate perché vi sentite più coccolate. Per me è un momento che io dedico veramente solo a me stessa e mi prendo cura di me stessa, quindi per me è importante farlo, però ovviamente non siamo tutti uguali. Ecco, mi piacerebbe sapere voi cosa ne pensate. Io spero comunque il video vi sia stato utile e se volete, così ci vediamo con un prossimo video. Ciao!